CGIL CISL UIL hanno convocato un presidio dei lavoratori alle 15:15 giovedì 21. Noi riteniamo che questo sia un importante momento di mobilitazione di tutto il territorio. Per questo motivo voglio approfittare, diciamo, per un invito a tutta la cittadinanza a supportare questa mobilitazione. I sindacati chiamano a raccolta i triestini a difesa della Varsila. L'appuntamento è giovedì 21 luglio alle 15:15 in Piazza Unità in occasione della riunione in prefettura della Commissione Economia del Senato. Con la dichiarazione di 450 esuberi della Varsila, più l'indotto, più quello che sta succedendo nelle altre aziende, come ad esempio Flex, rischiamo un'ecatombe occupazionale senza precedenti sul territorio. Oggi il primo incontro dei rappresentanti dei lavoratori in regione con il presidente Fedriga e gli assessori Bini e Rosolen. Presente anche il sindaco di piazza sulla procedura di licenziamento collettivo aperta dalla multinazionale finlandese. Io direi proprio una parte attiva gestita dalla regione. Questo è un segnale molto forte perché il presidente della regione, così come ha detto nel suo comunicato che ha emesso immediatamente, anche oggi ha riconfermato che è un problema anche di credibilità del Paese e delle istituzioni rispetto a un'azienda che ha raccontato baggianate. Tutti quanti siamo stati presi in giro da questa azienda che ha mentito sia alle parti sindacali ma anche alle parti istituzionali rispetto alle prospettive future. Quindi adesso innanzitutto la richiesta che verrà fatta anche dalla Regione come dal sindacato di immediato ritiro della procedura, e poi abbiamo chiesto al governo che metta in campo qualunque leva per far desistere l'azienda a continuare il percorso iniziato il giovedì.